Povertà significa condizione di inferiorità economica, ma come si riflette tutto questo nell'ambito scolastico? In questo anno pandemico si è parlato tanto di scuola, ma riflettiamo sulla sua missione: dare a tutti un'opportunità di costruirsi un futuro migliore. Ma ci riesce? Purtroppo non è sempre così e la colpa si attribuisce alla cosiddetta povertà educativa. Di che cosa si tratta? Apriamo un nuovo file nel nostro dizionario della contemporaneità. La scuola è un diritto ed è la Costituzione a imporre allo Stato di garantire a tutti le stesse opportunità. Eppure, ancora oggi c'è un problema di povertà educativa. Di che cosa si tratta? Ce lo spiega il prof. La povertà e il rendimento scolastico sono strettamente collegati. Gli studenti che crescono in povertà hanno meno probabilità di avere successo in classe. Tendono a ricevere punteggi dei test più bassi rispetto agli studenti di famiglie più ricche. La povertà è spesso basata sul reddito, ma dei ricercatori hanno sviluppato il concetto di povertà educativa per misurare il tasso di persone che hanno un livello di istruzione considerato basso in modo inaccettabile. La pandemia purtroppo ha peggiorato le cose. Il Covid-19 ha messo le scuole di fronte a una sfida immensa e la didattica a distanza è stata molto a lungo una necessità. Fare lezione davanti a uno schermo è più difficile e faticoso per tutti, ma rischia di avere conseguenze più gravi su alcuni studenti rispetto ad altri. Negli Stati Uniti, ad esempio, le chiusure delle scuole che ci sono state nel corso del 2020 rischiano di allargare i gap educativi già esistenti. Ce lo spiega il prof, che ha condotto una ricerca a riguardo. Nella mia ricerca ho riscontrato che più di una scuola su tre negli Stati Uniti rimane chiusa. Gli studenti con punteggi dei test inferiori, redditi inferiori e più svantaggi hanno maggior probabilità di essere costretti alla didattica a distanza in questo momento. Molte prove fanno pensare che l'apprendimento da casa non sia efficace quanto quello di persona. Quindi è probabile che la chiusura delle scuole aumenti i livelli di disuguaglianza tra gli studenti negli Stati Uniti. E in Italia com'è la situazione? Già prima della pandemia il 9,2% delle famiglie con almeno un figlio si trovava in condizioni di povertà assoluta e il 12% dei ragazzi tra i 6 e i 17 anni non ha a disposizione nemmeno un PC o un tablet per seguire le lezioni. Il rischio è che vengano tagliati fuori e privati dell'opportunità di costruirsi il futuro che realmente desiderano. La povertà educativa genera povertà economica e viceversa. Questo cerchio va spezzato. We'll be right back.